Posso dirle che io sono felice. Sono un italiano felice di aver fatto il suo lavoro, di aver protetto vite, dignità e confini, di aver svegliato l'Europa e se ne devo pagare e subire personalmente e penalmente le conseguenze, lo faccio con orgoglio e a testa alta. E poi lascio che siano i giudici a giudicare se un ministro che ha difeso il suo paese nel rispetto delle leggi merita 15 anni di carcere. O seppure il carcere lo merita qualcuno che ha messo a rischio la vita di migliaia di persone. Non entro nel merito degli atti, sono, penso, l'imputato più tranquillo sulla faccia della terra.